HCore Geographical Exploring sono 27 anni di esplorazioni e di emozioni. Sono uno staff di amici soprattutto, ma animati da una serie di attività condivise che ci hanno portato a esplorare delle aree remote della Terra, a fare delle grandi esperienze, a conoscere dei popoli, a conoscere delle civiltà, delle culture, delle religioni, e questo mi ha molto cresciuto all'interno della nostra associazione. Adesso partiremo per una nuova spedizione tra pochi giorni, che ci vedrà impegnati per un mese negli altiplani della Bolivia, quindi da Tiwanaku, dove dobbiamo rifinire delle ricerche che abbiamo fatto nelle piramidi, per poi portarci a Colchaca, che è un'area dove ci sono pitture rupestri veramente, veramente interessanti. Da lì ci sposteremo in Patagonia per proseguire una serie di ricerche endoglaciali nella zona del Perito Moreno, e quindi anche questa sarà un'esperienza che farà parte di qualcosa di importante per tutti noi. La durata della spedizione e il numero delle persone coinvolte in questa spedizione? Allora, saremo 4 persone e la durata è un mese, perché ci sono naturalmente delle tappe da rispettare, soprattutto nella prima parte, nelle prime 2 settimane, dove lavoreremo a quote di 5 o 6 mila metri sul livello del mare, quindi ci sono delle logiche di acclimatazione da gestire. Quindi 4 persone che si alterneranno, ognuno con delle proprie caratteristiche, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti.